Via i Ponteggi, un altro gioiello della città, torna a disposizione. Parliamo della Chiesa delle Anime Sante, che probabilmente verrà restituita alla collettività a ottobre, perché il restauro è quasi terminato. Quello del restauro della Chiesa di Santa Maria del Suffragio è stato un cantiere esemplare già nei primi atti formali, che lo hanno reso possibile, che hanno dato vita ad un rapporto paritetico tra il governo italiano e il governo francese, attraverso una concreta cooperazione e condivisione di tutte le fasi del lavoro, dalla progettazione alle procedure amministrative, alle scelte in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio. La visita dell'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, per la prima volta in città, è un altro tassello di questa costante collaborazione tra i due paesi, che entro l'anno si avvierà a compimento con la riconsegna del monumento. È un impegno significativo, ma che era proprio all'altezza di questo gesto di solidarietà che volevamo fare nei confronti dell'Aquila, perché che è un gioiello del patrimonio dell'Italia e dell'Europa, e anche era un gesto di solidarietà ovviamente per il popolo italiano. E quindi sì, più di 3 milioni di euro, è stato un impegno forte, anche è stato anche un lavoro condiviso, perché veramente è stato un lavoro di squadra. L'intervento di restauro, affidato all'ATI Italiana Costruzioni, Fratelli Navarra, supportato da un'approfondita analisi storica, costruttiva e stilistica, è stato concepito in maniera da valorizzare e preservare gli elementi di pregio di Santa Maria del Suffragio, a partire dalla cupola neoclassica e dalla facciata neo-borrominiana, cercando di conservare al massimo tutte le parti sopravvissute ai crolli. Tanta attenzione ai sistemi di consolidamento e ricostruzione delle strutture del tamburo e della cupola per il recupero delle deformazioni geometriche e strutturali. Le immagini della cupola distrutta delle Anime Sante fecero il giro del mondo ad aprile 2009. Gli interventi in corso sono finalizzati al restauro degli elementi ora dell'apparato decorativo originario della cupola e del tamburo, sopravvissuti al sisma, e alla riproposizione di quelli andati perduti e ricostruiti con tecniche e materiali quanto più simili agli originali, ma reinterpretati secondo le più moderne tecnologie disponibili in materia di sicurezza e miglioramento sismico.